Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questo nuovo incontro di connessione internazionale. Onore alle bandiere. Bene, prima di iniziare volevo fare un ringraziamento speciale e un caro saluto a Tiziana Casadio di Rotary Club Romagna e Alberto Fernandez, presidente Rotary Los Polvorines, fautori di questo club a carattere internazionale che da sempre ci sostengono e ci guidano. Saluto Davide Dusi, presidente incoming Rotary Club Romagna. Saluto Giorgia Cicero, rappresentante distrettuale del distretto 2110. Aurelia Brancato, rappresentante distrettuale incoming del distretto 2110, Rossella Messina, presidente Rotary Club Augusta, Gabriele Camero, presidente Rotary Club Lucca, Fabio Retini, Rotary Club Rimini, Francesca Giorgi, presidente Rotary Club Cesena, Beatrice Biserni, presidente Rotary Club Forlì, Maya Casto, presidente Rotary Club Los Polvorines, e Federica Caprino, presidente Interact Los Polvorines. Inoltre saluto e ringrazio Chiara Diaz che si occuperà della traduzione e fa parte del Rotary Club Villa Madero. Inoltre volevo ringraziare tutti i soci che si sono connessi questa sera e coloro che stanno assistendo in live tramite il canale YouTube. Lascio la parola a Giorgia Cicero, rappresentante distrettuale del distretto 2110, per farci un saluto. Buonasera a tutti, è veramente un piacere essere con voi, innanzitutto perché quando Rossella mi ha invitato a questo evento immediatamente ho detto di sì. Io purtroppo non potrò rimanere per tutta la sera con voi visto che oggi è iniziato il Rotaract Day e quindi mi devo collegare nuovamente con tutti gli RD, però vi faccio veramente i complimenti perché l'idea è eccezionale. Soprattutto perché abbiamo anche come relatrice una nostra rotaractiana, insomma la nostra socia. E dunque divertitevi, io farò in modo di ascoltarvi il più possibile, però ahimè ci sono anche altri impegni. Vi ringrazio e nuovamente complimenti perché abbiamo unito più distretti, siamo diventati internazionali grazie a Zoom. Quindi grazie e buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie, grazie mille Giorgia, grazie del tuo saluto, è un piacere conoscerti e chissà di conoscersi anche in altre occasioni. Bene, Assolutamente sì, ti aspettiamo in Sicilia. molto volentieri. Allora, sì. Se vuole dire qualcosa anche Aurelia Brancato, essere rappresentante distrettuale incoming, se è connessa, se vuole dire due parole, Buonasera se a no. tutti, grazie, grazie Laura, ci conosciamo tramite Zoom, speriamo di conoscerci presto, come diceva Giorgia, la mia rappresentante distrettuale. Sono molto contenta, io già ho partecipato al primo incontro che c'è stato qualche mese fa, se non erro, e sono molto contenta di questa iniziativa ed è vero, Zoom in realtà ci ha dato la possibilità di unire più distretti e diventare anche internazionali, cosa che effettivamente prima non facevamo così spesso. Sono curiosa, insomma, di sentire e affrontare il tema di questa sera e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata nella speranza di poterci vedere e incontrarci presto dal vivo. Grazie, grazie Aurelia. Bene, questa sera, come hai detto anche tu, ci metteremo in comunicazione non solo con diverse regioni d'Italia, ma bensì con molti paesi in tutto il mondo. Stasera parleremo di arte e abbiamo l'onore di avere come relatrice Giulia Tringali, prefetto Rotary Club di Augusta, che si trova in provincia di Siracusa.
Per chi non conoscesse Giulia, è una ragazza di 21 anni, studia beni culturali all'Università di Catania e dal giugno 2020 fa parte di questa bella iniziativa che accomuna molti Rotaract di tutto il mondo. Giulia ha trascorso un anno da exchange student in Messico, precisamente nell'anno 2017-2018, presso il distretto 4130 del Tamaulipas, precisamente nella città di Reynosa, in Messico. Bene, adesso lascio a Giulia il tempo per esporre la sua presentazione e niente, in bocca al lupo. Grazie Laura. Buonasera a tutti e buenas noches a todo el mundo. Se Alberto mi lascia condividere un attimo. Ok, è un piacere per me essere qui con voi stasera. E, come ben avrete visto dalla locandina, stasera parleremo di arte, ma prima di iniziare ci tengo tantissimo a ringraziare il mio club interamente nella persona della Presidente Rossella Messina per il grande sostegno e la grande fiducia riposta in me ogni giorno. Me gustaría también agradecer a todo el directivo del Comité de Interclubes por todo el trabajo que cada mes nos permite juntarnos desde diferentes partes del mundo. Mi piacerebbe ringraziare Laura Lando per essere diventata una del club di Cesena, per essere diventata una grande amica in questi mesi di pandemia. E ovviamente vorrei ringraziare tutti voi presenti per la vostra partecipazione. Come ho precedentemente detto, parleremo di arte, in particolar modo dei cinque motivi per cui l'arte ci fa stare meglio. E per farlo mi servirò degli studi dello scrittore svizzero Alain de Botton. Alain de Botton si occupa di cultura e di storia del pensiero e di come esse influiscano nella vita quotidiana di ogni persona. E in particolar modo analizza cinque punti, cinque motivi. Lui si domanda in poche parole se può l'arte, una qualsiasi forma d'arte, che sia essa pittura, musica, danza, migliorarci l'umore e renderci più ottimisti. E di fatto, scusate la presentazione, e di fatto la risposta è assolutamente sì. Basti pensare per esempio alle famosissime ninfe di Monet. Non tutti sanno, per esempio, che la cartolina più venduta al mondo rappresentava proprio una ninfea di Monet, e in particolar modo quella centrale, quella tutta in azzurro. Perché lo sfondo azzurro del cielo, del lago e i fiori delle ninfe sono diventate un vero e proprio simbolo di speranza, speranza, per un futuro migliore, speranza, di poter un po' attraverso l'arte evadere da quella che è la quotidianità che, ahimè, spesso e volentieri è fatta di cose non sempre bellissime. E nel particolare, diciamo che Alain de Botton, tramite questi punti e tramite il fatto che lui ci vuole dire che l'arte ci rende ottimisti, vuole sottolineare come le cose negative della vita, i problemi, i dolori, le sofferenze non scompaiono, ma se noi impariamo a conviverci, ad accettarli, realmente possiamo arrivare a ottenere cose davvero positive. Ed è ciò che avviene con Monet, perché le ninfe, magari non tutti lo sanno, non sono altro che il risultato della sua gravissima malattia, cioè Monet era cieco, ma lui farà della sua cecità la sua chiave vincente. E in particolar Perdón, modo, Julia. Julia, manda. no están llegando a traducir. Vas muy rápido. Ay, perdón, vado molto veloce. Dale, así que ahora no se le calambra la mano. Lo voglio intentare, cercherò di parlare un po' più piano, un po' più lentamente. Se noi proviamo a guardare così ad occhio nudo questi tre diversi dipinti, queste tre diverse tele, non dobbiamo essere degli esperti, dei critici d'arte per notare le semplici differenze che possono accomunare una tela da un'altra. Nella prima notiamo un colore diverso dalla seconda, nella terza abbiamo un'esplosione di colori.
ma mi piacerebbe farvi notare due grandi differenze. In particolar modo, se noi osserviamo questa ninfea viene realizzata nel 1906 da Monet. Monet era amante dei giardini giapponesi. Quando nell'Ottocento scoppierà la moda di avere i giardini giapponesi, lui chiamerà un architetto donna direttamente dal Giappone, la farà arrivare nella sua casa di campagna e le farà progettare un giardino giapponese dove potersi soffermare per dipingere en plein air. Lui però era già malato, era già cieco e questo si può notare dal fatto che questo dipinto, questa ninfea, non ha dei colori propriamente naturali. Se noi notiamo, ha dei colori molto, c'è un'esplosione di giallo. E questo perché Monet riusciva a vedere i colori solo dal tubetto. Ma la sua cecità, abbiamo detto che sarà il suo strumento fortunato, perché arrivato a un certo punto, 10 anni dopo, nel 1916, la sua malattia si sarà così aggravata che non riuscirà più nemmeno a dipingere all'aria aperta, en plein air, perché i raggi del sole lo infastidivano moltissimo. Così decide di farsi costruire uno studio privo di finestre. Uno studio che aveva un semplice lucernario nel tetto che permetteva alla luce di filtrare. E se noi notiamo, appunto, non dobbiamo essere dei critici d'arte per notarlo, la differenza tra le due tele, possiamo vedere che quest'ultima tela sembra molto ricca, molto, molto più carica rispetto a quella di 10 anni prima. E questo perché, per l'appunto, lui, non riuscendo a vedere, dipingeva chili e strati di pittura, chili su chili di pittura, in base a come riusciva a percepire la luce proveniente dal lucernario. Ma così come abbiamo detto che da un'opera d'arte può scaturire qualcosa di davvero bellissimo, al tempo stesso l'arte può accompagnarci nei momenti più tristi. Cioè, l'arte, così come può infondere in noi un sentimento di pace interiore, realmente l'arte può essere triste con e per noi. Cioè, la società oggigiorno ci impone spesso e volentieri di indossare una maschera che ci vuole felici, una maschera che ci vuole sempre allegri, per di fatto nascondere quelle che sono le nostre debolezze. Ma l'arte esiste anche per questo, esiste per accompagnarci non solo nei momenti belli della nostra vita, ma anche e forse soprattutto in quelli più tristi. E il primo forse ad accorgersene sarà Picasso. Picasso nel 1937, in piena guerra civile spagnola, realizza Guernica. Guernica vuole essere una denuncia sociale, una denuncia di quella che era la crudeltà, la crudezza della guerra, dei bombardamenti che paradossalmente davano vita alla morte, davano vita alla morte di uomini, donne, bambini, animali, senza nessuna distinzione. Però se un'opera d'arte come la Ninfea di Monet può scaturire in noi pace interiore, allora dipinti come Guernica esistono proprio per infondere in noi la consapevolezza che non siamo soli al mondo, cioè ogni uomo è accomunato dalla stessa sofferenza, ogni vita comprende sofferenze, angosce e confusioni e di fatto ognuno di noi deve cercare di conviverci, forse riuscire ad accettare le sofferenze che la vita ci pone davanti e convivere con esse ci permette di vivere una vita migliore. E quindi se ogni uomo non è un uomo solo, non vive la sua sofferenza in maniera unica al mondo, allora l'arte riesce a darci anche equilibrio. In un certo senso siamo un po' tutti squilibrati, siamo o troppo intelligenti, o troppo emotivi, o troppo calmi, o troppo irrequieti. E spesso l'arte che amiamo esiste proprio per darci quello che ci manca, cioè quando noi in un museo, per strada,
osserviamo un'opera d'arte, un dipinto, una scultura, leggiamo una poesia, anche quella è arte, o vediamo un balletto, ascoltiamo una canzone. Se un'opera d'arte riesce a commuoverci, beh, allora in quel momento sicuramente l'arte ci ha dato quel qualcosa che ci rendeva squilibrati, qualcosa che a noi mancava e che ci riporta a quell'equilibrio di cui avevamo bisogno. E anche Leonardo la pensava così. Leonardo però viveva nel 1400, però forse era più avanguardista di noi contemporanei. Cioè, Leonardo diceva che realmente l'opera d'arte più perfetta, più armonica e più equilibrata che esista al mondo è l'uomo stesso. E per farlo, cosa realizza l'uomo vitruviano? L'unicità dell'uomo perfetto e armonico in tutte le sue forme, iscritto in un quadrato e in un rotondo. Ma quindi se l'arte può renderci ottimisti, non ci permette di non essere soli e ci dà equilibrio, allora ci può anche fare apprezzare le cose. Nel senso che, così come la società spesso ci impone di indossare quella maschera felice, allo stesso tempo, spesso tramite delle regole invisibili, ci indirizza nel saper individuare cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è affascinante, cosa è importante, cosa è bello e cosa non lo è. E per certi versi anche l'arte fa questo, però l'arte cerca di prendere, lo fa in maniera diversa, cerca di prendere il lato positivo di tutto ciò. Ad esempio, Marcel Duchamp è membro negli anni 20 del Novecento, di un movimento culturale che prende il nome di dadaismo. Il dadaismo non è altro che appunto un movimento culturale che vuole essere anticonvenzionale, cioè vuole rompere le regole artistiche. Marcel Duchamp dà vita a questa fontana realizzata nel 17, che oggi è andata perduta, ma che è realmente diventata l'emblema del dadaismo. Lui cosa fa? Dà vita a una fontana, però lui chiama fontana un orinatoio. In poche parole, cioè, lui dà un'altra funzionalità, un'altra funzione a un elemento, a un oggetto che noi, per convenzione, perché la società ci dice e ci quasi impone di sapere che un orinatoio si usa solo per determinate cose. Lui rompe questa regola, è anticonvenzionale, distrugge quello che è per così diciamo, chiamarlo in maniera anticonvenzionale, proprio il pregiudizio del fatto che quello è un orinatoio, e dice: questa è una fontana. Cioè, in questo modo lui non ci vuole fare apprezzare un orinatoio, ma ci vuole fare andare oltre, ci vuole fare capire che realmente, se noi impariamo a guardare gli oggetti, le cose, le persone accanto a noi in maniera diversa, sotto un'altra ottica, realmente possiamo vedere quello che superficialmente non si riesce a vedere, quello che a primo sguardo non riusciamo a vedere, ci sprona ad andare sotto quello che c'è la superficie. Però, se l'arte sa fare tutto questo, allora può essere un grande strumento di mobilitazione delle masse, cioè può essere un metodo utilizzato per la propaganda. Ed è quello che, per esempio, fa Diego Rivera negli anni 30. Diego Rivera, per chi non lo sapesse, è un grandissimo muralista. Lui, insieme ad altri due esponenti del muralismo, realizza in Messico, New York e cioè stati degli Stati Uniti limitrofi al Messico, realizza tantissimi murales. Questo, secondo me, è forse quello che più può manifestare quelli che erano i tumulti che lui viveva negli anni in cui visse, per l'appunto, tra gli anni 30 e gli anni 40. Cioè, lui rappresenta l'uomo all'incrocio e l'ombre al cruce. E divide, fate,
mente locale, dividete questo dipinto, questo murale, in due parti, destra e sinistra. Cioè lui pone l'uomo al centro, l'uomo tiene in mano il mondo, perché ormai l'uomo domina il mondo, però al tempo stesso divide il bene e il male. Cioè lui si vuole porre l'arte come un qualcosa che in un momento in cui, come negli anni 30, in cui regimi totalitaristi come il nazismo, il comunismo, il fascismo non permettevano libertà di espressione, lui vuole tramite l'arte realizzare una denuncia sociale ed è quello che fa. Perché di fatto alla sinistra, alla mia destra pone e realizza, disegna, pittura un insieme di masse popolari. E in primo piano, se voi riuscite a notare l'uomo con le mani quasi sovrapposte, degli uomini realizzati in maniera più grande rispetto agli altri. E quello che lui rappresenta non è altro che la lotta di classe comunista della Russia degli anni 30. Infatti, l'uomo con le mani sovrapposte altro non è che il dipinto di Lenin. Infatti Lenin e altri personaggi come Trotsky o Engels sono i personaggi che lui raffigura come il male della società. Al tempo stesso però, vicino al male della società, lui realizza il dipinto di Charles Darwin. Charles Darwin cosa intende significare in questo contesto? Praticamente il progresso della scienza e della tecnologia, che se posta nelle mani giuste, allora porta a qualcosa di assolutamente buono, ma se posta nelle mani di persone sbagliate, in questo caso dei regimi totalitaristi, che poi, come sappiamo, utilizzeranno la tecnologia per campi di concentramento, per metodi di sterminio, allora porta a qualcosa di assolutamente terribile. E se alla destra lui raffigura tutto questo, cioè il male della società, alla sinistra lui contrappone la natura umana, cioè la natura umana così come viene creata. Infatti l'arte diventa la forza che sostiene il lato migliore della natura umana. Però se l'arte sa fare tutto questo, allora noi dovremmo imparare a non irrigidirci come facciamo sempre. Spesso e volentieri quando entriamo in un museo o vediamo una mostra, ascoltiamo un poema, un qualcosa che per noi sembra qualcosa di molto più grande, ci irrigidiamo come quasi fossimo vicino a una persona famosa. Ma di fatto dovremmo imparare a non farlo, dovremmo utilizzare l'arte come utilizziamo la musica, come uno strumento che ci dà beneficio e che ci impara a scoprire noi stessi, ci dà sicurezza e ci impara a relazionarci, ci insegna a relazionarci con gli altri. Spero vi sia piaciuto. Grazie per averci trasportato un po' nella tua conoscenza, averci fatto percepire tutte queste cose molto interessanti. È stato un piacere E per me. si vede proprio che hai passione per quello che studi. Io adesso lascerei la parola a chi volesse fare qualche domanda. Se alguien tiene alguna pregunta y quieres hablar, lo diga o apra il microfono, l'audio. Buonasera, mi sentite? Ciao Rossella, sì. Sì, sono Rossella Messina, la presidente del Rotaract Club di Augusta. Io sono stata veramente felicissima di ascoltare Giulia in questa sua relazione, Grazie. perché già anche mentre la preparava abbiamo visto qualcosa insieme. Come diceva Laura, si è notato subito il suo trasporto, la sua passione. Ed è proprio quello che mi ha colpito di più, perché effettivamente, come diceva Giulia, spesso ci irrigidiamo di fronte all'arte, almeno parlo per me. Per una persona che magari non ha quelle conoscenze, quell'approfondimento che può avere Giulia nel conoscere queste opere, quindi è molto più semplice magari
come abbiamo visto, affrontare determinati problemi della nostra vita ascoltando una musica piuttosto che un'altra che ci dà quella sensazione in base al mood di quel momento che stiamo vivendo. Mentre la stessa cosa dovremmo farla proprio con l'arte, perché abbiamo visto tutti i punti di vista, quindi veramente ci può accompagnare in tutte le fasi della nostra vita. Questa è la cosa che mi ha colpito di più. Quindi veramente ti ringrazio Giulia per questo spunto che ci hai dato. Io in realtà non ho tantissime domande, non so se tu hai qualche curiosità, ecco, qualcosa che magari conosci proprio per questa tua passione, magari qualcosa di curioso che riguarda queste opere che ci hai mostrato da dirci. Allora, qualcosa di curioso, non so se si è notato, ho un amore incondizionato per Monet. Ma perché? Perché molte volte non riusciamo a vedere, così come Marcel Duchamp ci ha insegnato, spesso vediamo le cose solo a primo impatto, superficialmente. Ho imparato ad amare Monet tramite gli occhi di un'altra persona che me ne ha parlato in maniera così bella, sotto tanti punti di vista così nuovi e curiosi, che ho cominciato ad avere un amore incondizionato per Monet e soprattutto per, come ho detto prima, il fatto che lui realmente diventa, forse le ninfe sono le opere per cui Monet è più conosciuto internazionalmente. E il fatto che lui riesca a realizzare queste opere conosciute a livello internazionale mentre è cieco, per me sono le opere più belle che io sfortunatamente non le ho mai viste di presenza, ma spero di poterle ammirare prestissimo. Grazie. Buonasera a tutti, anche io volevo intervenire semplicemente intanto per ringraziare tutta l'organizzazione, perché fare questo, incontrarsi tra Rotaract di tutto il mondo, è veramente la vera essenza del Rotaract, quindi intanto complimenti per quello che avete fatto, perché so che c'è tanto lavoro dietro per conciliare tutto, quindi intanto complimenti a voi per l'organizzazione. Poi volevo ringraziare Giulia perché veramente è stato, secondo me, emozionante tutto ciò, perché sei riuscita appunto con la tua semplicità ma anche col tuo entusiasmo a fare un excursus pazzesco davvero sull'arte, proprio facendoci proprio toccare con mano e sentire le stesse sensazioni che senti tu, quindi si vede tantissimo veramente la tua passione per quello che studi, quindi ti volevo fare tantissimi complimenti. E poi riguardo a quello che dicevi su Monet, è verissimo, un po' io sono una pianista, quindi ho pensato subito, quando mi hai detto che era cieco, ho pensato subito a Beethoven, che invece è uno dei più grandi compositori e che compose i suoi più grandi capolavori proprio quando diventò sordo. Quindi questo fa molto riflettere sul fatto che certe persone veramente hanno una genialità che va anche al di là della percezione, cioè proprio delle loro capacità, quindi al di là dei sensi, e questa è una cosa che... Forse la vista è quella che non ci permette di vedere, davvero. Esatto. E poi ti ringrazio perché io non comprendo molto l'arte contemporanea, quindi mi hai dato un nuovo spunto di riflessione per quanto riguarda Duchamp, quindi ti ringrazio. Sono molto, molto contenta, grazie a te per le bellissime parole. Bueno, buenas noches a todos los que están ahí, buenas tardes a los de Argentina. Agradecerle a Julia por la excelente presentación. Hoy les tocó estar en cámara. Julia siempre está por atrás de las cámaras utilizando sus manos con la traducción y hoy le tocó exponer en público y la verdad que es un placer escucharte. Y gracias a todos los que se estuvieron presentando. Es muy bueno poder seguir trabajando desde Italia y Argentina codo a codo y que se sigan sumando los distintos clubes del mundo. Verissimo, muchas gracias. Speriamo di poterci vedere tutti in una bellissima distrettuale, in un grande evento che riunisca diversi distretti, non solo italiani, ma anche veramente di tutto il mondo.
Bene, grazie Giulia, volevo anch'io associarmi ai complimenti perché sei stata veramente brava e ti dirò che quando hai concluso ho detto ma come, è già finita? Quindi, mi sarebbe veramente piaciuta una relazione un pochino più lunga, quindi veramente tanti Sono complimenti. andata molto veloce perché ero molto emozionata, Ho quindi visto, sicuramente sì. ma sei stata molto brava, grazie. Grazie Tiziana, anche per il tuo lavoro. Sempre sei anche tu dietro la scena, ma sei sempre disponibile per noi, per l'organizzazione di qualunque evento, quindi grazie anche a te. Io non ti ho nominata, ma il mio ringraziamento ovviamente è esteso a tutto il direttivo. Ma io lo faccio molto volentieri perché veramente credo nei giovani, quindi qualsiasi cosa per i giovani mi ci butto. Grazie, grazie davvero. Giulia, ti fanno anche i complimenti dalla chat, quindi hai un supporto da tutti. Grazie, io no, non lo vedo ancora la condivisione, credo. Sì. Sì, vero? Sì, è ancora la condivisione. E cosa faccio? La interrompo? No, come vuoi, è bello anche vedere lo sfondo. Giulia. Vabbè, è venuta. Sì. Scusate, io sono Orsola Caciccia, sono la presidente dello Scambio Giovani del distretto 2110 e conoscendo Giulia da quando era una ragazzina e l'ho seguita quando lei è stata in Messico e continuo adesso a seguirla perché? Perché anche lo Scambio Giovani è motivo volano per coloro che si innamorano del Rotary ed entrano nel Rotaract, nell'Interact, ma continuano la loro strada verso il Rotary, vero e proprio. Quindi sono più che felice averla ascoltato. Do il mio saluto anche agli ospiti argentini, penso che siano argentini, La maggior dell'Argentina. parte di argentini. Ok. E tuttora sono in contatto con molti ragazzi che sono stati qui giù in Sicilia e con i quali ho sempre un bellissimo rapporto. Loro addirittura mi chiamano e ricordano della loro esperienza, ma soprattutto del calore umano, cioè del calore umano che possiamo dare tutti quanti noi. Qui siamo simili ai paesi sudamericani, per cui c'è poco da discutere. Io ti ringrazio Giulia per avermi invitato, ringrazio voi tutti e vi auguro sempre buon lavoro. Grazie. Grazie a te per essere intervenuta. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Scusate, ma mi è d'obbligo perché Giulia è una socia del mio distretto e io sono estremamente orgogliosa ed onorata di aver assistito a questa conferenza. Oltre ad essere socia del mio distretto, noi facciamo parte della stessa zona, quindi spero magari di poter replicare l'anno prossimo un evento del genere, magari anche a livello distrettuale, chi lo sa. Questo può essere l'inizio di una grande collaborazione anche internazionale. Alla fine la grandezza del Rotaract, come diceva anche prima un'altra socia, è questa, la condivisione. Quindi speriamo appunto di poterci incontrare presto e poter affrontare degli argomenti simili insieme. Lo Complimenti ancora, spero Giulia, è stata bellissima. tanto. Mi sentite? Sì. Grazie Aurelia, lo spero tantissimo. Speriamo davvero di poterci vedere tutti. È stata davvero una bellissima serata, sembra quasi vissuta più vicino, ecco, è stata molto bella, almeno personalmente. Io, se qualcun altro vuole prendere la parola. Io non vedo più Altrimenti. nulla, non capisco se Alberto si è bloccato il computer o non lo so. Non lo vedi? Aspetta. In effetti non c'è più. E in effetti ha avuto problemi di connessione. Comunque, se non c'è nessun'altra domanda, io
Io credo che siete liberi di andare, spero di comunque non avervi annoiato e di avervi un po' spronato a vedere l'arte non come un qualcosa di noioso, ma come un qualcosa che ci può dare da tanto nella vita di ogni giorno. Sicuramente da approfondire. Io nel frattempo volevo ricordare il prossimo incontro, naturalmente è mensile, e si è pensato di incontrarci il 18 aprile. Quindi poi vi informeremo nello specifico chi sarà il relatore, la tematica e ci teniamo in contatto. Chi non è all'interno del gruppo WhatsApp, lasci magari in chat il proprio contatto se vuole essere inserito ed essere, insomma, aggiornato sui prossimi eventi. Laura, Esattamente. scusami, c'è Nora Rodriguez che vuole parlare. Certo. Se si apre il microfono può parlare. Está abierto el Buonasera, micrófono. El micrófono está abierto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, Perfecto, perfecto. bueno. La verdad que quería agradecerles muchísimo esta jornada porque nosotros a veces nos centramos mucho en querer hacer proyectos. De lo que sea, pero el intercambio cultural que fue el día de hoy me parece importantísimo, porque Rotary también es crecimiento y con estas charlas, este conocimiento que Julia nos ha podido transmitir, la síntesis de una historia tan grande como es el arte y que justamente desde el 1490, el centro del arte es el hombre, realmente refleja mucho lo que es nuestra entidad. O sea, en Rotary el centro son las personas. El Sí. servicio es para las personas y las personas somos lo que hacemos. Así que realmente sentirnos reflejados que desde hace tantos siglos fue, es y será las personas, realmente a mí como que me abrió una visión. Distinta. No el sacrificio, el placer del servicio tiene otro significado. Así que Julia, yo te agradezco muchísimo porque esto es Rotary, este intercambio cultural, esto de ponernos a pensar juntos muchas cosas, realmente para mí fue una reunión. Magnífica, me encanta la cantidad de gente que estuvo presente y que ha tenido la oportunidad de escucharte. Muchas gracias, Julia. Realmente muchísimas gracias y a todos los que hicieron posible la reunión. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Gracias por participar y gracias por las lindísimas palabras. Me da mucho gusto que haya entendido todo, aunque haya hablado en italiano. No te entendí todo. Muy bien, me da mucho gusto. Y perdone mi español, ya no es tan bueno como antes. No te preocupes, mi italiano es peor, así que no hay problema. Tenemos que practicar más Sí, eso. juntos. Vale. Beh, non lo so, c'è qualche altra domanda? ¿Hay alguien que quiere hablar, preguntar? Hola, buenas Yo no tardes. veo la chat. Hola, ¿me escuchan, no? Buenas Sí. tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Eduardo Fuentes, del distrito 4905 de Argentina, del Rotary Club Turdera. Yo tengo un caso muy especial porque soy nieto de una abuela italiana y un abuelo de Galicia. O sea que son dos culturas de Europa, ¿no? Y en el caso de Italia, los argentinos creo que estamos muy unidos porque la cantidad de migración italiana que hubo en Argentina es formidable, ¿no? Solo con ir a la ciudad de Buenos Aires uno se encuentra con esculturas que a veces nosotros como propios de este país no las vemos. Las ven los que vienen de afuera y dicen, mirá, mirá lo que veo ahí. Y yo a lo mejor he pasado 1.000 veces y nunca las he visto, ¿no? Y que son verdaderas maravillas. Yo te quería hacer una consulta. Primero te quiero felicitar y segundo te quiero hacer una consulta. Admiro a Italia porque vos hablabas de las distintas líneas políticas, ¿no? Y admiro a Italia cómo han podido seguir creciendo con toda una mezcla de líneas políticas en sus gobiernos,
¿no? Y que no afectaron para nada la parte económica, la parte cultural, permitieron seguir adelante. Nosotros nos gustaría saber cuál fue la fórmula, porque para nosotros eso es algo imposible, es imposible. Y ustedes han hecho algo maravilloso, ¿no? Porque han pasado realmente... Yo a veces me pongo a ver la historia de la fábrica Fiat, ¿no? Algo que me apasiona mucho, la parte mecánica, la metalmecánica, y visto todo lo que han pasado, lo que le ha ocurrido, y seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante, y seguir creciendo, ¿no? La verdad que me gustaría saber más o menos cómo lo han hecho realmente, ¿no? Para poder lograrlo. Pues yo no me entiendo nada, ni de política ni de economía, pero yo creo que realmente los italianos seamos los que... ¿No escucho bien? ¿Usted me escucha? Sí, sí, perfecto. No sé bien, porque realmente no me entiendo de estas cosas, pero yo creo que los italianos seamos los que tenemos más cosas por hacer y menos ganas. Bueno, no ganas, pero no somos los menos desarrollados de Europa en muchos ámbitos. Y eso no es nada bueno, porque somos el país de la cultura, pero tenemos un gobierno que no se sabe cómo es. Y yo digo, no me entiendo nada de eso, pero podríamos ser mejores. Yo creo que Latinoamérica como que no se ha desarrollado tanto como, por ejemplo, y lo digo porque estuve en México y pude verlo con mis ojos y tocarlo con mis manos, como que no se ha desarrollado como Estados Unidos o como a Europa, ve a Italia como el país más maravilloso del mundo por la cultura, por la comida, pero realmente no siempre es así. O sea, los jóvenes no tenemos tantas oportunidades y podríamos tenerlas. Sobre todo en el sur de Italia, somos menos desarrollados que en el norte, tenemos menos oportunidades y muchas veces nos vamos a estudiar al norte de Italia o al extranjero, y eso no es nada bueno. Deberíamos apreciar nuestro país, porque es un país maravilloso. Gracias, muy, muy clara tu respuesta, Me da mucho gusto. Gracias. ¿Me permitís, Eduardo? Sí. Yo también soy del 4905. Yo estuve dos veces como team leader de nuestro distrito en el 2072, en el norte de Italia. Uh-huh. Y entiendo lo que Julia dice, la diferencia entre el norte y el sur. Y creo que una cosa que es fundamental y que nosotros todavía en Argentina no lo hemos entendido, que lo fundamental es la educación. O sea, para eso los jóvenes, o sea, todas las oportunidades que uno tiene es la educación. Y en relación, hablo de Argentina nada más, en relación de Argentina a Italia es un abismo lo que a educación se refiere. Porque la cultura adquirida durante tantos años que tienen, o sea, nosotros siempre decimos que Italia es un museo a cielo abierto. Sí, pues sí, es cierto. Donde caminás, una piedra que caminás tiene historia, y el pueblo italiano lo reconoce. La prueba es Giulia con esto, ¿no? Entonces, sí. Lo que nos faltan a nosotros, lo que nos faltan en Latinoamérica, es justamente eso, historia, cultura, educación y respetarlo. Es la base. Me permite una palabra. Yo no creo que le falte historia. Yo creo que todo el asunto se resuelva con la educación, porque hasta que el gobierno decide todo y el gobierno quiera a la gente ignorante, la gente nunca se va a desarrollar, nunca va a tener sus propias ideas. Nunca va a tener proyectos grandes y fábricas, y siempre Latinoamérica va a ser un país agrícola y no se va a industrializar. Pero cuando la educación va a ser gratuita para todos, sin distinción de clases, de cuánto dinero tengo en mi cuenta, en ese momento un país se puede desarrollar. Uh-huh. Vos sabés que... Lo último que dijiste recién del tema agrícola, ¿no?
Yo hace 5 años más o menos fui a una conferencia de un ejecutivo de una empresa muy grande, lo digo por Bridgestone, y le preguntaban, porque iba a ser una inversión muy grande en Argentina y en Brasil, y le preguntaban en qué se fundamentaba para hacer esa inversión, ¿no? Y él decía, en los próximos 20 años, ya pasaron 5, dice, Brasil y Argentina van a ser los productores del 60% de los alimentos de la humanidad. 60% de los alimentos de la humanidad iban a salir de estos dos países. Hay un Rotary, vos lo debés recordar, Nora, en Santiago del Estero, que creó un banco de alimentos. No sé si lo habías visto eso. Y es increíble, increíble la cantidad de alimentos sobrantes que tenemos nosotros, ¿no? Yo te digo que, por ejemplo, en el caso de la cuarentena y todo este proceso que estuvimos viviendo, la cantidad de alimentos que se perdieron es una cosa es extraordinaria, es increíble, ¿no? Y que todavía tengamos algunos sectores que están en situaciones de total emergencia y algunos lugares donde si no llega alguien, pasan hambre realmente, ¿no? Creo que todo este tipo de reuniones son tan, pero tan importantes, ¿no? Porque vos me planteás una situación de Italia que yo totalmente, la desconocía totalmente, ¿no? Y uno a lo mejor intercambia, y nosotros como rotarios que estamos dentro de un nivel de vida que podemos llegar a esta tecnología que nos une hoy, porque pensar que estamos a miles de kilómetros y poder vernos y poder hablar y poder intercambiar ideas, ¿no? Que realmente nos asombra, y muchas cosas más que nos van a asombrar de acá en más, ¿no? Realmente creo que este tipo de reuniones tienen que seguir en el tiempo, ¿no? Tienen que haber otras y otras, y entre todos buscar toda esta transformación del mundo que sea equilibrada para todos, ¿no? Sí, es cierto. Bien. Muchas gracias. Gracias, sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Chao, gracias. Chao, Nora. Chao, Tiziana. Chao, chao. Ci vediamo il 18 aprile. Grazie. 18 di aprile. Nos vemos. Gracias a todos por seguir preocupándonos en el ser humano, ¿no? Que es muy importante eso. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie per aver partecipato. Ciao. Ciao.